Allora, le strade che sta percorrendo Mercedes verso la mobilità di oggi e del futuro sono fondamentalmente quattro. La prima strada è quella, diciamo, del futuro, quindi le automobili elettriche. Mercedes sta sviluppando tantissimi modelli. Nel 2022 ne avremo 10 modelli nella nostra gamma esclusivamente elettrici. La seconda strada è quella dello sviluppo delle motorizzazioni ibride. Che significa? Che a un motore benzina, diesel, metano, idrogeno, lego, attacco una parte elettrica, una batteria. Strada fondamentale, importante, è quella dello sviluppo dei motori endotermici, perché i motori endotermici ci accompagneranno ancora per tantissimi anni e sono fondamentali per l'abbattimento dei consumi e delle emissioni. Noi abbiamo appena lanciato una nuova generazione di motori diesel per la quale abbiamo investito 3 miliardi di euro, che è un vantaggio incredibile in termini di prestazioni e di emissioni. Dal punto di vista del consumo e delle emissioni, sono stati praticamente dimezzati rispetto al passato. La quarta strada è quella della condivisione, del car sharing, di car to go, di my taxi. Consentiranno di avere meno macchine in città, perché potremo condividerle. Se voi state guidando una macchina fine Euro 4, quindi una macchina anziana, che magari va benissimo, ma che consuma molto carburante, fate un salto presso una delle nostre concessionarie. C'è un eco bonus che vi dà Mercedes e vi dà 2.400 euro se permutate una macchina di qualsiasi marca fino a Euro 4, da Euro 1 a Euro 4, o 1.200 euro se permutate per prendere una Smart elettrica. Ma oltre a questo bonus, che è di 2.400 euro per le Mercedes, dovete aggiungere il vantaggio che avete in termini di carburante. E noi abbiamo fatto il calcolo sulle nostre macchine. Pensate che questo vantaggio in 100.000 km va da 2.000 euro fino a 6.000 euro. Quindi un vantaggio complessivo che si aggiunge a quello che vi dà il concessionario e vi dà Mercedes, che può arrivare fino a 8.000 euro. Ma sappiate che questo incentivo ce l'avete soltanto fino al 30 dicembre, perché oltre questa data scadrà e non sarà più possibile averlo.